Wassup skater, sono Vincent e ti do il benvenuto nella 100 Switch Flip Challenge con le Half-Cam. Scarpe, oltre che belle, molto molto comode e vedremo quanto resistenti. Se ti stai chiedendo perché Switch Flip, è perché dopo 7 anni di skate il mio kickflip still sucks. Ma proprio sucks, tanto sucks. Al di là di ciò, le scarpe sono nuove, le ho unboxate ieri in un video che vedrete più avanti, molto carino. Però direi che possiamo iniziare questa challenge infinita. Andiamo! Sono già stanco! Se sono qui in challenge io ho le scarpe. Almeno di positivo c'è che attutiscono tantissimo l'impatto. Nonno, cosa fai domani? Rifondo il Partito Comunista Italiano. Ho bisogno di stabilire i cuori. Aver registrato questo video dopo gli agnolotti, patate e porri non è stata una grande idea. È colpa tua se si scassa e non riesci a fare i tricchini. Venti, primi 20 andati, ho messo un botto. Dai, te ne mancano 80. È durissima, un po' perché mi devo abituare alle scarpe, un po' perché devo riscaldarmi, però le scarpe sono ancora perfette, sia dentro che fuori, perfetto. What the fuck, bro? Fatality. Altre 10 per il secondo checkpoint. Siamo al 30% di questa cosa. Più andiamo avanti, più mi sento confident con quello che sto facendo. A parte qualche caduta. Gente che occupa mezzo skate. Oddio, sì. Vale. 40. Thank God. Yes. Mi dispiace interromperla, ma bisogna fare il check delle scarpe. Sono ancora praticamente perfette, adesso si inizia a notare effettivamente che sono usurate. Tipo i lacci zero sono una cosa molto importante. Le sento sempre più comode, più passa il tempo e riesco a skitare sempre meglio. Ho chiuso non gli half cap flip, che è un trick che non chiudo praticamente mai. Valutazione super positiva fin qua, resistenti tantissimo, attutiscono tantissimo gli urti. Quanti ce ne mancano? 60? 56, siamo quasi a metà. Facciamolo adesso. Se mi vedete provare nollie flip è perché sì, ho voglia di fare nollie flip, tanto il movimento è lo stesso. 45esima try, vediamo quante ne faccio di fila. Dovremmo essere a 62. Secondo me io sono più provato che le scarpe perché sono indistruttibili. Non ho molto da dirvi rispetto a prima. Sono nelle stesse identiche condizioni. Non adamantio.
anche lateralmente siamo esattamente come prima. Non vedo differenza, almeno siamo lì. Let's go, keep going. 40, ce ne mancano. Sono le video. Trentasei left. Non so davvero cosa dire, è uguale a prima. Andiamo avanti. Non ce la faccio più, raga, queste ultime 15 sono state più faticose di quelle 80 prima. Ne provo una special per chiudere questo video che non rifarò più. No, scherzo, consigliatemi delle altre scarpe nei commenti. Non so se ne valsa la pena, perché tra questa lotta tra l'uomo e la scarpa l'ha vinta la scarpa. È come uscita dalla scatola. Raga, io piedi così non so mai mettere alla prova queste scarpe. Sono veramente incredibili queste scarpe, non ha senso. Si sono rovinate pochissimo, sono ancora super comode. Ho provato dopo 100 try a saltare giù dal box. Resistono benissimo agli impatti. Io vi giuro, le ultime try, le ultime 15 ci avrò messo 80 try a fare. Ero stanchissimo. Ultimo check delle scarpe. Sono mega contento, anche se sono talmente stanco che non riesco a festeggiare. La suola, cosa ve lo dico a fare, perfetta. Le solette internamente non hanno mai smesso di attutire. Mi ha aiutato tantissimo il fatto che fossero mid, perché molte volte probabilmente avrei scavigliato, anche se all'inizio mi sono dovuto abituare, perché chiaramente va a modificare la mobilità della caviglia. La cap è ancora in ottime condizioni, chiaramente un pochino si vede che si sono usurate, ma raga, cioè, sembrano nuove, cioè se uno non ci fa occhio, sembrano nuove. E la cosa più importante è che anche scheinarle non hanno perso di grip, non hanno perso di comodità, anzi sono diventate ancora più comode. No way. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile, almeno per i prossimi vostri acquisti, se mai avete pensato di comprare delle Vans Pro, mi raccomando, sappiate che sono delle validissime scarpe, best shoes ever, raga. Bene. Keep pushing.